tutti. Iniziamo. Questo, come voi avete visto dal programma, avrebbe dovuto essere l'ultimo incontro del ciclo, di questo ciclo La filosofia e la metamorfosi dell'essere. Tra l'altro il titolo è assolutamente chiaro che era pensato come ultimo incontro, la fine dell'uomo eurocentrico e delle sue immagini ideali. E avevamo pensato quindi a questa lezione di Carlo Sini come conclusione del ciclo. In realtà, per un problema di natura organizzativa, abbiamo dovuto poi spostare a venerdì prossimo, quindi a dopodomani, l'incontro conclusivo sulle mutazioni estetiche dell'uomo, come la contemporaneità ha mutato l'idea dell'estetica, con Roberto Diodato. In qualche modo mi scuso di questo spostamento che abbiamo dovuto fare, ma era dovuto proprio a un problema di emergenza che si è posto quando ormai avevamo già definito tutto il resto. Aggiungo solo, penso che chi era presente la volta scorsa capisce la battuta che faccio adesso, che io sono in rapporti continui con Diodato e posso quindi garantire non solo la sua assoluta serietà, competente tutto, ma anche il fatto che sta benissimo, non ha problemi. Quindi posso garantire che farà una lezione al giusto livello, come noi di solito riusciamo sempre a garantire a tutti i nostri incontri. Aggiungo anche sul filo di questa considerazione, ma ci sta in questo, che forse l'avete notato, ma in qualche modo adesso lo preciso ulteriormente, noi ci siamo posti un po' il problema di riuscire a garantire una presenza sulle grandi questioni filosofiche nel corso di tutto l'anno. È per questo che, oltre al ciclo che autunnale, progettato da sempre dal nostro caro amico e maestro Papi, noi da gennaio faremo questo ciclo che venne pensato a suo tempo da Mario Vegetti, Vizi e virtù degli antichi e dei moderni, quindi lo riprodurremo anche quest'anno, dato anche il grande successo che ha avuto negli anni passati, e poi chiuderemo invece in primavera con un altro ciclo curato proprio da Diodato, questo a dire che proprio è un interlocutore serissimo, e quindi con Diodato faremo un ciclo primaverile sul tema i miti della contemporaneità, visti dal punto di vista filosofico. Questo per riuscire a garantire sempre una presenza durante tutto l'anno di quello che continua a essere, diciamo, il tipo di questione su cui c'è maggiore richiesta e maggiore interesse da parte dei nostri soci, dei nostri frequentatori. Detto questo, lasciatemi ringraziare con particolare calore il nostro carissimo amico Carlo Sini, che è qui con noi. Grazie Carlo per essere qui. Peraltro sarai qui anche fra pochi giorni per discutere con un tuo allievo anni fa, che oggi è direttore del Dipartimento di Urbanistica, ma di questo parleremo nei prossimi giorni. Veniamo all'oggetto di questa lezione, titolo che tu hai proposto e scelto, La fine dell'uomo eurocentrico e delle sue immagini ideali. A te la parola, Carlo. Grazie, grazie dell'invito. È sempre un piacere lavorare qua, dove c'è un pubblico abbastanza straordinario, no? Partirei da una frase che sicuramente è di Papi, perché presentava il ciclo, e Papi scriveva: "I filosofi della rivoluzione francese ci hanno trasmesso un'idea universale di uomo." I filosofi della rivoluzione ci hanno trasmesso un'idea universale di uomo. Commento subito in maniera, come dire, polemica, cioè uomo è quello che diciamo noi. È perché la faccenda è molto delicata. E io prenderei le mosse da una nota situazione antropologica che gli scienziati ci hanno tante volte descritto, cioè ci sono popolazioni umane, ci sono state, ma forse ci sono ancora popolazioni umane che si definiscono gli uomini, che il loro nome è "noi siamo gli uomini", gli altri no, insomma, no? Assomigliano un po' meno. Siamo gli uomini, siamo i migliori, siamo gli aristoi, siamo gli ari. Questo è un vezzo comune, diciamo così, un tratto costante della mentalità antropologica, diciamo così, e cercheremo di capire anche perché, ha le sue ragioni, naturalmente, anche se noi siamo fortemente critici, no? Noi siamo una società e una cultura critica che appunto mette in rilievo, mette in risalto come queste siano
manifestazioni di superstizione, diciamo così, no? Di arretratezza, sono popolazioni incivili. Beh, io non credo che noi facciamo molta differenza rispetto a loro, che ci sia una grande differenza. Sotto questo profilo noi non facciamo eccezione, noi incarniamo la stessa tenacia, ovviamente ad un livello culturale altissimo, ad un livello di raffinatezza, ma sostanzialmente anche noi pensiamo che l'uomo è come diciamo noi, come sosteneva prima, e nonostante le continue smentite che l'esperienza ci dà, che ci sono tante umanità, non è vero che l'idea universale di uomo che i filosofi del appunto 700 hanno costruito sia davvero nella realtà l'uomo com'è, e a chiarire questa mia posizione, come vedete, è abbastanza polemica, no? Abbastanza. Io ricorderei l'articolo 1, l'articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che venne formulata nella sua versione definitiva il 10 dicembre del 1948, e presidente della commissione dell'ONU che aveva elaborato dopo molte sedute questo testo era Eleonora Roosevelt, la quale sarebbe competente di che cosa è l'uomo. Già questo rende un po' perplessi. Bene, l'articolo 1 è famosissimo, no? Ed è anche bellissimo, chiariamoci bene, la mia polemica non è una polemica che sta in superficie, che vuole comprendere alcune questioni di cui stasera parliamo. Dice così l'articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Bene, questa frase è al tempo stesso entusiasmante, come si può negarlo, no? È entusiasmante, certamente è un proposito meraviglioso, no? È una visione di grande, di altissima moralità. Possiamo dire tutte queste cose, possiamo compiacerci di tutte queste cose, ma se poi la andiamo a analizzare nei particolari è molto ingannevole. Gli uomini nascono liberi, cioè, cosa intendi col fatto che nascono liberi? Gli uomini non nascono affatto liberi, neanche da noi. Il che è strutturale, non nascono liberi perché la libertà casomai si conquista, no? È un processo, non è che uno nasce libero. Ovviamente dietro c'è la polemica contro lo Stato assolutistico, si capiscono queste cose, queste ragioni storiche, però questi sono pregiudizi in sostanza, no? E sono quelle immagini eurocentriche che si sono elaborate nella nostra storia, che hanno delle ragioni dentro la nostra storia, ma che a un esame attento non reggono, non hanno fondamento, non ha nessun fondamento stabilire che gli uomini nascono liberi e uguali. Non nascono uguali. Stiamo parlando di che cosa? Di nobili propositi o di dati di fatto? Quanto i nobili propositi, poi faremo un'osservazione un po' più avanti. Sono dotati di ragione, buonanotte. Quante culture non hanno nemmeno la parola per tradurre questa nostra nozione di ragione, ratio, come volete dire, raison, vernunft. Sì, da noi queste parole sono molto, molto comuni, hanno una storia, no? una grande storia, per carità, ma sono intraducibili per un cinese. E non sto parlando di un aborigeno australiano, che pure merita anche lui il suo rispetto. E poi guardate quella conclusione, e devono agire, devono in base a che? Gli uni verso gli altri nello spirito della fratellanza. Questa è proprio la rivoluzione francese, no? Sono i famosi principi, ma ci sono strutture familiari nella storia delle culture umane dove non c'è nessun dovere di fratellanza come è pensato qui. Ma poi devono? In base a che i principi fondamentali stabiliscono un dovere al quale tutte le culture dovrebbero uniformarsi? Tutte! Non solo, ma se voi leggete il preambolo a questi 30 articoli, dice un'altra cosa molto caratteristica. Dice che questi
diritti che verranno enunciati appunto nei 30 articoli sono connaturati. Cosa vuol dire che sono connaturati? Che nascono con noi. Cioè che noi, come nasciamo, siamo titolari di questi diritti. Siamo portatori di questi diritti. Sono validi e vincolanti, dice il preambolo, per il solo fatto che siamo nati. E qui il pasticcio è davvero incredibile, no? Perché c'è una commistione davvero insostenibile tra biologia, moralità, politica, cultura, ragionevolezza. Cosa vuol dire che siccome io sono nato, quando sono tratto fuori dal grembo materno? Sì, noi possiamo stabilire dei diritti naturalmente che proteggono, come succede, no? Ma non che io sono portatore in quanto sono nato. In quanto sono nato non sono niente umanamente. Si comincia dopo a essere portatori di libertà, eccetera, di uguaglianza e così via. Ora, dicevo prima, nel fatto che c'è una manifesta tenacia nelle culture umane, in tutte le culture umane, cioè noi ci stiamo io mi sto autocriticando qui come europeo, siamo molto bravi in questo, perché le altre culture non sono così pronte ad autocriticarsi, questo spirito critico ci caratterizza in maniera abbastanza evidente, no? Allora, dicevo, perché questa tenacia che anche noi nascostamente nutriamo, no? Nel mentre ci diamo le arie di essere universali, cioè validi per tutti, eccetera, in realtà ribadiamo che è l'uomo occidentale con la sua storia, greci, romani, cristiani, rivoluzionari francesi, rivoluzione francese, eccetera, eccetera, siamo noi in questa nostra storia a universalizzarci e quindi ricadiamo nello stesso buco, come si dice, no? Anche noi andiamo in giro a dire noi siamo gli uomini, badate bene, no? Poi se voi volete diventare uomini fate come noi, Perché questa tenacia? Ma questa tenacia evidentemente ha una ragione profonda. C'è da insospettirsi sul fatto che questi principi, questi diritti, questi doveri siano così palesemente disattesi, perché vi è una necessità di identità, evidentemente. Tutte le culture, tutti gli esseri umani hanno come uno dei primi problemi quello di identificarsi, di sapere chi sono, di dirsi chi sono, di stabilire alcune coordinate entro le quali, come dire, affrontare i problemi della vita. E allora è ovvio che quando si tende a universalizzare, dimenticandosi che l'universalità è una particolarità dell'Occidente, no? Quando si tende ad universalizzare, allora è ovvio che succede quello che tutti sappiamo, che in questa società non ci sono uomini liberi, non ci sono uomini che sono portatori di diritti universali, cioè a parole, nei dati di fatto e nella storia dell'Occidente e nella storia che è seguita alla dichiarazione dei principi universali, è stata una catastrofe sul piano di questi diritti. Non sono stati minimamente, e non sono minimamente, confermati dalla pratica, diciamo così, realizzati dalla pratica. C'è un cammino di buona volontà, se vogliamo dire al più. Ecco, detto tutto questo, però, non abbiamo ancora messo in luce che cosa significa sostenere che c'è un'umanità universale, diciamo così, no? C'è una dichiarazione di diritti che partono dall'idea universale di uomo. Che cos'è questa idea universale di uomo? Perché, dicevo prima, un po' provocatoriamente, l'universalità è il tratto particolare dell'Occidente, qualche cosa che non si può tradurre in altre culture così semplicemente, no? È perché noi effettivamente abbiamo una caratteristica che ci differenzia da tutte le altre culture e che si identifica grosso modo con la filosofia, poi se la vogliamo guardare in un senso molto generale, perché siamo sostanzialmente, nella nostra cosiddetta umanità
o specifica umanità, siamo l'umanità della ricerca. Siamo l'unica umanità della ricerca. Nessun'altra cultura parte dalla ricerca. Noi siamo partiti dalla ricerca in un giorno preciso, in una contingenza precisa, in una situazione determinata, che era il processo di Socrate, che è avvenuto un giorno ben preciso, eccetera, eccetera, che è stato descritto da Platone, non solo da Platone, quando quest'uomo, accusato di asebeia, cioè di avere, come dire, infranto le leggi religiose e morali della sua società, cioè di avere corrotto i giovani, eccetera, eccetera, quest'uomo così accusato disse la famosa frase: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Una vita senza ricerca, ricerca della libertà, ricerca della verità soprattutto, ma poi di conseguenza anche sino all'ultima dichiarazione nota, ricerca della felicità, no? Noi abbiamo il diritto, anzi il dovere, di cercare la verità, di cercare la libertà, di cercare la giustizia, di cercare l'equità, l'eguaglianza e anche la felicità, Stati Uniti, e anche la felicità. Ecco, questo non suona da nessun'altra parte, Non ha mai suonato in nessun'altra cultura, in nessun altro mondo, per questo siamo tutti socratici, diciamo così, siamo nati tutti lì, siamo nati cioè in una temperie culturale che da un certo momento in avanti, ovviamente, no? Dal momento socratico della differenza tra il passato e il futuro, ha dichiarato che la ricerca era il fondamento di verità e di autenticità di questa umanità occidentale, contro la tradizione. Già. Allora vedete che giocano vari fattori, no? Potremmo dire: tutte le culture si sono basate sulla tradizione, cioè sul fatto che alcune cose erano stabilite da tempo e da molto tempo e che proprio la natura del tempo conferiva loro verità e validità. Si è sempre fatto così, si è sempre pensato così, e il fatto che ci sia una società, una cultura, un'umanità che va palesemente contro la tradizione, che mette in questione proprio la tradizione, questa è la nostra universalità, nel bene e nel male, ma è così. Tutta l'operazione socratica, per come la conosciamo e ce l'hanno tramandata, andava in questa direzione, no? Perché fai sacrifici agli dèi? Ma si è sempre fatto, no? Perché così gli dèi sono contenti. E chi te l'ha detto? Comincia tutta una operazione di smontamento che è costata la vita di quest'uomo, naturalmente, e da cui è nata la filosofia. La filosofia, cioè la visione razionale, scientifica, ciò per cui noi diciamo: se dici una cosa ne devi dare ragione. Logon di Donai, devi dar ragione di quello che dici. Non è che si sa per tradizione, non è che si sa perché si è sempre fatto così, non è che perché i miei maggiori hanno sempre fatto così, che sono i criteri di tutte le altre culture, poi bisogna andarle a vedere. Adesso le generalizziamo per differenza, diciamo così. Allora, questa dichiarazione contro la tradizione, contro l'autorità, questo rendere così palese per noi che una cosa non è vera perché è antica, a chiunque di noi, se io dico: ma tu pensi che una cosa sia vera perché è antica? Subito dici: ma che scemenza è? Bene, l'abbiamo imparato da Socrate questo, a dire che una cosa non è vera perché è antica, ma è vera perché si regge su delle ragioni universali, appunto su dei concetti, su delle definizioni, su tutto un lavorio di ricerca, appunto, no? Che deve concludere a delle posizioni che sono poi in un cammino continuo, perché tutto il cammino dell'Occidente si può leggere in questo modo, no? Socrate, ma Agostino fa lo stesso, no? Redint ipsum, in interiore homine, habitat veritas. Sì, poi c'è la messa a Dio, d'accordo, ma io la devo riconoscere, come poi dirà Kant, no? La devo riconoscere nel mio intimo. Husserl, Foucault, arriviamo sino ai giorni nostri, no? Dove il problema, il punto è:
non vale l'autorità, figuriamoci Cartesio, no? La rivoluzione della scienza moderna e della filosofia moderna che parte proprio dalla contestazione dell'autorità. Non è il principio d'autorità, ma è l'evidenza, è la verità, è la ricerca, è il fatto che io ho scoperto che le cose stanno così. Diceva Husserl, la filosofia rifiuta completamente la tradizione, oppure ne riplasma i contenuti nello spirito ideale della filosofia. È una frase perfetta. La filosofia è il rifiuto della tradizione. Si ricomincia da capo, si ricomincia stasera, si ricomincia in una riflessione che sospende l'epoca husserliana. Mette tra parentesi, non è che neghi. Mette tra parentesi. Esiste Dio? Non lo so, vediamo. Esiste la giustizia? Non so, cosa intendiamo? Vediamo. Andiamo alla ricerca di... Bene, Husserl parlava anche di due greci stravaganti, non si è mai saputo se erano Platone, Aristotele o Socrate, Platone non l'ha detto. Dice, a partire da due greci stravaganti si è data nascita a una nuova umanità, l'umanità della teoria. Ecco, sono frasi capitali e che però, vedete, ecco, questa stasera è una buona lezione, secondo me, che ci aiutano i testi a formulare. Husserl diceva queste cose, ma vedeva anche il problema. Già a modo suo vedeva il problema, cioè non si sarebbe molto stupito dell'esordio che abbiamo fatto qui, ma siamo sicuri che i diritti universali della Rivoluzione francese siano davvero, come dire, i diritti dell'uomo tout court, dell'uomo com'è in tutte le culture. E Husserl si pose le domande giuste e impariamo a rileggere. C'è un vizio nella filosofia, no? di fare moda, dimenticandosi di leggere attentamente quello che i grandi testi nel corso della storia della filosofia hanno detto, no? E che meritano di essere sempre ripresi. Allora adesso io vi leggo un passaggio che è finito nell'ultimo libro di Husserl, cioè La crisi delle scienze europee, e che tuttavia partiva, diciamo così, da una conferenza che lui aveva fatto a Praga, nel 1935, 2 anni dopo l'avvento di Hitler al potere, e lui era ebreo, ed è stato salvato da guai peggiori, dalla morte. Allora, a Praga nel 1935, questo filosofo già anziano, ma molto famoso, fa le seguenti considerazioni. Dice... Si tratta, solo così si tratterà di decidere, sarà possibile di decidere se quel fine, lui usa la parola greca telos, se quel fine, quello scopo finale, che è innato nell'umanità europea, che caratterizza l'umanità europea, dalla nascita della filosofia greca e che contiene nella volontà di essere un'umanità fondata sulla ragione filosofica, solo così, dice, con una ricerca quale io tento in questo libro, allora in quella conferenza, solo così, badate, si potrà stabilire se questo telos, questa finalità che la filosofia assegna a tutti gli uomini devono diventare a modo loro filosofi perché devono cercare la loro verità, il loro bene, il loro bello, il loro buono, la loro ragion d'essere, no? E di vivere, si potrà così soltanto capire se questa sia davvero una finalità di tutta l'umanità oppure, guardate cosa scrive, una mera follia storico-fattuale. No, una follia, siamo matti. Di fatto siamo i matti della ricerca, siamo i matti della teoria, i matti che hanno messo in crisi tutta la tradizione. Per esempio un conseguimento del tutto casuale di una umanità casuale in mezzo ad altre umanità e ad altre storicità completamente diverse. Dobbiamo stabilirlo questo. Siamo strani, punto e basta, rispetto a tutti gli altri. Oppure, se piuttosto nell'umanità greca non si sia rivelata quella finalità che è propria dell'umanità come tale. Signori, l'abbiamo stabilito?
se noi siamo un caso, come tanti altri, ci sono i Bantu, i Pigmei, i cinesi dell'epoca Ming, i giapponesi con la loro particolare religione dell'imperatore, e ce n'è di culture. Poi anche noi siamo gli ossessionati della teoria, la ricerca. Cos'è, una casualità? Oppure quello che stiamo dicendo riguarda tutti davvero? È davvero il fine di tutte le umanità di diventare greche, filosofiche, scientifiche, razionali? E badate che cosa dice nel 35, fa impressione. Se ci riusciamo a fare questa analisi, solo così sarebbe possibile decidere se l'umanità europea rechi in sé un'idea assoluta e se non sia invece un mero tipo antropologico empirico come la Cina o l'India. 35, già vedeva, ma l'aggiunta è ancora più interessante. E inoltre decidere se lo spettacolo della europeizzazione di tutte le umanità straniere annunci la manifestazione di un senso assoluto rientrante nel senso del mondo, o se non rappresenti invece un non senso storico. Cioè, vede immediatamente le grandi umanità diverse dalla nostra, cosa dici dell'India, cosa dici della Cina, eccetera, rispetto al nostro modo di intendere l'uomo. Ma poi l'altra questione è, attenzione, sta succedendo questo, 1935, era in anticipo sul tempo rispetto a quello che si è detto dopo di questo tema, però già si poteva ben vedere. Stiamo umanizzando, meglio, europeizzando tutto il mondo. Tutte le culture, volenti o nolenti, o perché ci vai con le cannoniere inglesi che fanno la guerra contro la Cina, no? Dell'oppio, o perché ci vai col mercato universale, o perché ci vai con la Coca-Cola, o perché ci vai col denaro, con il denaro occidentale, o perché ci vai soprattutto con la scienza, succedanea della filosofia, perché la scienza è quella che ha messo in pratica la filosofia. Si deve fare ricerca, ma facciamola fino in fondo. E si stanno europeizzando tutte le umanità, ma questo è perché c'è una finalità superiore, la creazione di un'umanità superiore. E allora è legittimo che questo nostro modello si espanda, perché è il destino dell'uomo di diventare così. Questo lo diciamo noi. Ma Husserl, grande filosofo, si chiede, ma è vero? O non è semplicemente un incidente storico? Qualche cosa che accade così, o detto più brutalmente, qualche cosa che accade in questo modo perché noi siamo più forti. Abbiamo le cannoniere, gli inglesi, e non solo inglesi, anche italiane, sono andate a bombardare la Cina perché aprisse i suoi confini al mercato universale, eccetera, eccetera. No, adesso ce la fa pagare. È venuto il momento in cui non se ne sono mica dimenticati, non illudetevi, non si sono mica dimenticati di quello che, dello scherzetto che abbiamo fatto. Ecco, questa domanda è attuale per la scienza, cioè per l'imperialismo integrale della scienza. C'è poco da fare. Possiamo riconoscere tutti i meriti alla scienza che sono da riconoscere, ma il suo è un imperialismo totale. La fisica è una, la chimica è una, la biologia è una. Appunto, non c'è una biologia cinese. E i laboratori cinesi sono come quelli di Chicago o di Milano. Quindi c'è di fatto un imperialismo culturale sul piano della ricerca scientifica che ha il suo fondamento nella ragione filosofica, in questa tradizione, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, e abbastanza inattuale per la filosofia. Cioè, nel mentre Husserl poneva quelle domande nella conferenza di Praga, la conferenza di Vienna, che era il primo germe dell'ultima opera lasciata incompiuta, perché è morto prima di terminarla,
che è il suo grande capolavoro, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Ecco, lì si rendeva conto Husserl non soltanto di quello che già abbiamo detto, la ricerca, eccetera, ma che la filosofia, così com'era al tempo suo, vorrei dire, figuriamoci oggi, non era assolutamente in grado di affrontare il problema. Poneva le domande, e poneva le domande giuste, ma non aveva strumenti, perché gli strumenti che aveva erano quelli che appunto avevano fondato questa idea universale che andava giustificata, che non si poteva semplicemente mettere in opera, come di fatto accadeva. Ma non c'era una filosofia all'altezza di questi problemi. Per questo dicevo, bisogna rileggere gli autori con calma, quelli grandi naturalmente, non perdere tempo con le chiacchiere, ma andare alle cose vere. E allora ve ne do una seconda di cosa vera, che si fa carico di questo problema del ma noi abbiamo una filosofia, noi che veniamo dalla filosofia sulla quale abbiamo fondato l'idea di un uomo universale e di una concettualità che nasce dalla ricerca, la ragione, no? Il render ragione della vita e dei fatti della natura, eccetera. Noi che veniamo di lì abbiamo una filosofia che certamente viene di lì, ma che è in grado di porre il problema se questo sia un puro fatto accidentale legato sulla potenza e sulla forza delle nostre scoperte, oppure no, un grande ideale al quale concorrono tutte le umanità, capite? Per cui i cinesi devono diventare europei, no? E i sudamericani devono diventare europei, no? Eccetera, eccetera, perché così è scritto nel destino dell'umanità. Con quale filosofia noi decidiamo? E Heidegger, infatti, se lo è chiesto più volte, e ora vi leggo un passaggio molto interessante. Eccolo qua. Dove le frasi che ora leggiamo sono precedute da una autodifesa heideggeriana che era accusato di irrazionalismo, che alcuni dicevano la tua filosofia non è una filosofia razionale, non è logica, non è ontologicamente corretta, no? Sei un irrazionalista, insomma, no? Un romantico irrazionalista. E allora lui risponde così: che cosa significa ratio? Ragione, percezione. Che cosa significa fondamento e principio? E addirittura principio di tutti i principi, fondamentum della ragione, che, sul quale si basa tutta la logica aristotelica e tutto il cammino della razionalità occidentale. E aggiunge, finché la ratio, la ragione, finché il razionale, in ciò che li caratterizza come loro proprio, cioè ciò che è proprio della ragione, ciò che è proprio del razionale, restano ancora da interrogare. E già, con quale ragione fondiamo la ragione? Restano ancora da chiarire. Anche parlare di irrazionalismo è senza fondamento. Ovviamente tu mi dai dell'irrazionalista, perché sai cos'è la ragione, ma lo sai cos'è la ragione? O semplicemente da 2500 anni la metti in opera? Senza una domanda vera, una ricerca vera, si potrebbe dire, su questo semplice fatto, come è nata questa ragione, come è nato un tipo come Socrate, come è nato un tipo come Platone, come Aristotele, e via via, sino a Newton, eccetera, eccetera. E dice, la razionalizzazione tecnico-scientifica, passa subito al punto vero, al punto vero che è la crisi delle scienze europee, la crisi delle scienze europee. Quindi la razionalizzazione tecnico-scientifica che ci caratterizza, che domina l'epoca attuale, si giustifica certamente sorprendendo ogni giorno attraverso la sua effettività, cioè effect, attraverso la sua potenza nel produrre effetti, no? Siamo di fronte a uno spettacolo straordinario, no? Da 100 anni a questa parte si è messa a correre questa razionalizzazione tecnico-scientifica, con degli effetti che noi riusciamo a malapena a prevedere nei loro esiti. Certo, siamo continuamente scavalcati, no, dalle conseguenze della ricerca scientifica e della sua applicazione tecnologica, che mette in gioco
Pensate che a metà del secolo scorso nessuno pensava che sarebbe nato il computer, eh? Nessuno. Tutti questi che fanno di mestiere le previsioni, nessuno che avesse capito che si andava in quella direzione lì. E pensate lo sconquasso totale che questo strumento meraviglioso ha prodotto nella nostra vita, nel bene e nel male, ma l'ha cambiato completamente, no? L'ha completamente trasformato il modo di informarsi, il modo di formarsi, il modo di comunicare, il modo di organizzare. Praticamente non si può più fare una casa senza il computer, non si può più fare niente senza il computer, no? Dal film a qualunque costruzione, no? Quindi effetti che noi riusciamo a malapena a prevedere, ma questa effettività, questi risultati di fatto, diceva Husser nella crisi delle scienze europee, non a caso questo era il suo discepolo, anche se poi hanno litigato, vabbè. Non a caso Husser osservava appunto che l'educazione scientifica produce meri uomini di fatto. Era un'accusa molto dura, no? Cioè scienziati bravissimi, ma da, come dire, da mettersi in ginocchio per tutto quello che hanno donato alla vita di tutti noi, ma loro personalmente teste però monolitiche, no? Conoscono bene il loro mestiere, sanno usare bene il loro metodo. Se gli chiedi quanto ai fini, entriamo nelle opinioni spicciole. Non c'è nessuna fondazione, no? Sono uomini che producono fatti, benissimo, ma solo questo. E qui c'è un eco di questa effettività, non dice nulla di ciò che solo assicura la possibilità del razionale e dell'irrazionale. È una società razionale questa? È una società irrazionale? È razionale il sistema delle informazioni che ci domina? O è irrazionale? E chi lo decide? Il sistema stesso? L'effettività prova l'esattezza del processo di razionalizzazione tecnico-scientifica. È esatto, lo scienziato sa cose esatte che sono scientifiche appunto perché sono incontrovertibili nella loro effettività, no? E sono fondate su una questione assolutamente, come dire, inconfutabile, incontestabile. Sono esatte, è esatto che abbiamo scoperto un pianeta simile alla Terra un po' di tempo fa, no? Che fa un giro di 12 giorni, no, di 13 giorni intorno al suo Sole, che è una nana rossa. Non so se avete letto sui giornali questa scoperta molto interessante, molto, che finalmente abbiamo la prova che c'è un pianeta come il nostro. Vabbè, in miliardi di stelle, di soli, eccetera, era facile immaginare statisticamente, però insomma, sino a che non lo hai davanti agli occhi, si fa per dire, non è che l'hanno visto, hanno desunto, ma in maniera incontrovertibile, sino al punto di calcolare il suo anno. Il suo anno è 13 giorni, è sempre feste di Natale, poveracci. Bene, questo è esatto, no? Cioè, non si può negare questa esattezza, ma la manifestazione possibile di ciò che è, ma il manifestarsi concreto e totale dei fenomeni, si esaurisce forse nel dimostrabile? L'insistenza sul dimostrabile non sbarra il cammino verso ciò che ha senso e che è? Cioè il fatto di sapere questa notizia dice qualche cosa di come si deve vivere? Dice qualche cosa di che cosa è bene nella vita fare, che cosa è bene nella politica stabilire, che cosa è bene nella cultura imparare? E dice Heidegger, forse c'è un pensiero che è più sobrio, più semplice, più elementare, che va alla sostanza delle cose, dell'irrefrenabile dilagare della razionalizzazione, la società dell'informazione, e della furia sradicatrice della cibernetica. Ecco, allora siamo nel 1966, lui diceva cibernetica, oggi diremmo tutte le scienze che conosciamo della informazione, sino ad arrivare ovviamente alle scienze biologiche, no? Legate sui criteri informatici. Allora si diceva cibernetica. Probabilmente è proprio questo furore, casomai, l'irrazionale. E conclude,
Allora il compito del pensiero sarebbe l'abbandono del pensiero che si è avuto fino ad ora a favore della determinazione della semplice cosa del pensiero, cioè quello che dicevamo prima. Se non siamo in grado di stabilire con i nostri criteri, noi siamo uomini della ragione, siamo venuti di lì, e quindi con un ragionamento che sia solido, no? Che si mostri congruente con i fini che stabilisce. Se non siamo in grado di farlo, perché noi ne siamo il prodotto e quindi non siamo in grado di mettere in questione proprio questa radice, che peraltro ha camminato per conto suo e ha creato la scienza occidentale, che è ormai dappertutto. Se noi non siamo in grado di prendere questa posizione, di assumere questo compito, allora la filosofia che si è avuta fino ad ora va abbandonata. Non si tratta di razionale o irrazionale, si tratta del mettere in questione la ragione occidentale, quella che appunto si appella a principi universali, i quali non hanno nessun fondamento se non nella forza, se non nel diritto della effettualità. E anche Husserl diceva necessità di una filosofia di nuovo genere fondata sull'azione. Lasciamo per ora per aria questa azione che non è chiara quale sia. Ma allora, riassumendo, il compito della filosofia è di ripensare se stessa, perché dal suo fondamento, dalla sua idea di uomo, che è l'uomo che ricerca, l'uomo che dice senza ricerca la vita non è degna di essere vissuta, ecco, solo ripensando se stessa la filosofia, se potesse, ma appunto questo è il suo problema attuale, potrebbe andare oltre il suo difetto eurocentrico, cioè la sua pretesa di fare del modello eurocentrico del pensiero, della vita, della morale, della religione, dell'economia, il modello che deve valere per tutti, al quale tutti devono uniformarsi. Quindi si tratta di ripensare la sua nascita, si tratta di ripensare la scienza europea, e si tratta di farlo filosoficamente, perché, come abbiamo visto e come abbiamo detto, non chiedetelo agli scienziati. Gli scienziati affogano di fronte a questi problemi, non sanno come trattarli, perché non hanno nessuna competenza in questi problemi, anzi la loro competenza è proprio di averli lasciati fuori dalla porta, no? C'è una frase di Galileo nel Saggiatore che è formidabile, che dice, sì, noi vediamo i colori, i sapori, gli odori, il tavolo che è liscio, ruvido, ma queste sono le qualità illusorie dell'esperienza sensibile, dell'esperienza del corpo animale. Se noi rimuoviamo l'animale, dice lui, rimosso l'animale vuol dire il nostro corpo animale, senziente, eccetera, quello che rimane sono soltanto geometrie, no? Corpi atomici che si muovono nello spazio puro e che possono essere matematizzati. Questa è la scienza occidentale, che è al tempo stesso la potenza straordinaria, no, di avere un modello d'azione, di trascrizione, che mi insegna come appunto governare, dominare i corpi, ma sulla base di una pura menzogna, perché l'animale non lo rimuove nessuno. L'animale è la sua vita storica ed è quella vita, sono quegli occhi dello scienziato ai quali comunque prima o poi bisogna tornare, perché è con quegli occhi che guarda gli strumenti, che guarda nel cannocchiale, e sono quelle parole, sono quella lingua con la quale decide se è doveroso prendersi carico dei propri fratelli oppure non è doveroso. Questa non è geometria. Nessuna matematica te lo insegnerà mai. E allora ci sono due problemi. Compito della filosofia è di ripensare il suo fondamento, ma compito della filosofia rifondata, ove ci riuscissimo, compito della filosofia è ripensare la scienza, questo progetto universale che sta conquistando tutte le umanità e che si tratta di capire se ha dentro di sé un principio che riguarda il divenire di tutta l'umanità su questo pianeta, e quindi in qualche modo essere congenere alle umanità che sembrano così diverse dalla sua,
ma in realtà anche loro aspirerebbero oscuramente alla ragione europea, no? Se questa è la nostra verità come loro verità, oppure se questo è semplicemente un dato di fatto, che noi abbiamo scoperto col metodo scientifico che partiva dalla razionalità filosofica, uno strumento di una potenza formidabile che ha sottomesso tutte le altre culture, tutte le altre umanità, ma che non ha in sé però dei veri principi che siano giustificativi di questa potenza, quei principi che abbiamo letto all'inizio di questo incontro, che sono così desolanti. Lasciamo liberi, lasciamo uguali, dotati di ragione, anzi per il solo fatto che siamo nati. Chiacchiere preoccupanti, nello stesso tempo intenzioni nobili e generose, cioè, c'è tutto queste due cose. E allora la verità scientifica come effetto di un metodo fattuale che si esenta da una comprensione storica. Lo scienziato, ma anche sul piano del suo lavoro, no, dice che dopo 5 anni un articolo non conta più, perché la tecnica è andata avanti, ha le sue ragioni nel dire questo, no? Non citare le cose che hanno più di 5 anni, perché ormai la ricerca è andata avanti, sai. Abbiamo trovato nuovi strumenti, benissimo. Noi abbiamo letto cose che hanno molti decenni, abbiamo parlato di Socrate che ha qualche cosa di più di qualche decennio, cioè abbiamo parlato di un uomo storico, abbiamo detto noi siamo questa umanità, questa storia, le altre umanità sono la loro storia, sono le loro vicende, sono il modo in cui hanno incontrato la terra, le stagioni, le religioni, le morali, le guerre. Ecco, forse la furia sradicatrice di cui parlava Heidegger è appunto questa nostra consapevolezza di vivere a livello di una vita frenetica, di una metamorfosi continua, di una trasformazione che la potenza tecnica dell'Occidente ha certamente aiutato, ha promosso, in qualche modo supportato e continua a supportare, perché vedete ogni strumento manifesta la sua potenza, e questa è la grandezza della teoria della conoscenza occidentale, ogni strumento mostra la sua potenza e insieme mostra il limite della sua potenza, quindi suggerisce un altro strumento. Non finirà mai questo progresso tecnologico, perché è nel suo principio, salvo che non ci siano delle decisioni di natura storico-politica, che dicono, per esempio, come si è detto a un certo punto, le armi atomiche no. Ma così così, in realtà la ricerca continua nascostamente. No, il fatto di riprodurre esattamente un essere umano biologico, no, ma ci sono fior di luoghi dove si fa tutt'altro, tra l'altro i cinesi che non hanno tutte le preoccupazioni morali che abbiamo noi e religiose che abbiamo noi, quindi se potessero fare una simbiosi attraverso la quale si lo farebbero sicuramente, almeno per ora. Quindi c'è una tumultuosa metamorfosi, c'è una necessità quindi di una profonda trasformazione etica, della enunciazione di una visione attraverso la quale ci venga restituita quella identità. Ecco, forse questa è l'azione alla quale si ispirava Husserl quando diceva abbiamo bisogno di una nuova filosofia fondata sull'azione. Un'azione che è un'azione etica, che è un'azione di propositi e che è il riconoscimento, in fondo, di quello che abbiamo detto all'inizio, è il tratto comune, forse possiamo anche dire il difetto di tutte le culture, di assegnarsi l'umanità. Ma perché tutte le culture hanno bisogno di un principio di fondamento, di identità, un criterio che non è semplicemente quello del dato di fatto, che non è semplicemente la guerra l'abbiamo vinta noi e l'avete persa voi, cioè qualcosa che ha in sé una universalità in questo senso. E qui l'ultima cosa che vorrei dirvi è che la via di una riproposizione dei criteri, dei principi in base ai quali stabilire che cos'è uomo,
che cosa si può fare o non si può fare, che cosa conviene pensare come giusto oppure no. E questa nuova strada parte da una constatazione o da una considerazione o da una proposta, se volete dire così, molto precisa. Smettiamola coi principi. Eh già, basta con i principi, perché i principi sono sempre stabiliti da persone che stanno al principio dei principi, e che attraverso i principi dicono il principio siamo noi. E questo naturalmente cosa vuol dire però basta con i principi? È una posizione filosofica ardua, no? E sicuramente facilmente criticabile, perché si sta dicendo una cosa appunto precisa: non mi interessano i principi, non mi interessa il fatto che tu hai stabilito nell'articolo 1 che siamo tutti liberi e che siamo tutti pieni di dignità umana, fammelo vedere. Quindi non sono i principi che interessano, sono le conseguenze pratiche. È solo alla luce delle conseguenze pratiche che i principi traggono motivo di essere creduti come principi. E allora è attraverso una etica delle conseguenze. Un'etica delle conseguenze è un'etica che dice, certo che nell'agire dobbiamo darci dei principi, ma questi principi non sono i principi della Carta dell'ONU e di Eleonora Roosevelt, perché hanno vinto la guerra. No, questi principi sono mappe provvisorie, criteri provvisori attraverso i quali noi sperimenteremo le conseguenze. E se le conseguenze non sono conformi a quello che ci proponevamo, volevamo che tutti gli esseri umani diventassero economicamente liberi. C'è scritto anche sulla nostra Costituzione, che questo Stato è fondato sul diritto al lavoro. Lo Stato fondato sul lavoro, i cittadini hanno tutti diritto al lavoro. C'è da morire dalle risate, no? Se non vogliamo piangere. Quindi vediamo le conseguenze, vediamo come si trasfigura quello che noi abbiamo. Dice, siccome sei nato hai già dei diritti, vediamoli. Non c'è niente da obiettare su una formulazione di questo tipo se essa invita a essere messa in opera, cioè se si dà degli strumenti perché sia ragionevolmente conseguibile. Ma allora in questo senso l'umanità europea, l'umanità che è nata dalla nostra storia, dalla nostra filosofia e che ha questo potentissimo strumento che è la scienza, che è un meraviglioso strumento, che testimonia della nostra ricerca sempre aperta, sempre, come dire, infinitamente riaperta in un mondo, in un universo di cui sappiamo pochissimo. E questo è un dato di fatto incontestabile. Noi, il nostro destino su questa terra è di renderci conto sempre meglio, sempre più di che cos'è la Terra, di che cos'è il sistema solare, di cosa sono le galassie, eccetera, eccetera, che cos'è l'onda gravitazionale, una delle ultime scoperte, il buco nero l'hanno fotografato. Siamo in questo universo di cui conosciamo il 5%, dicono gli scienziati stessi, no? Bene, questo è un destino nel quale sono coinvolte tutte le umanità, perché le conseguenze della ricerca scientifica si rispecchiano poi e si traducono nella vita di tutti, che siano musulmani, che siano taoisti, quello che volete, che siano non religiosi, ma le conseguenze riguardano la vita di tutti. Allora, se questo è un dato di fatto che è stato segnato dal destino, sul piano dei fatti abbiamo vinto. Sul piano dei fatti, lo diceva già Husserl, l'umanità europea è l'umanità che si espande in maniera imperialistica su tutte le culture della Terra. Beh, dobbiamo meritarcelo. Non so come dire. Dobbiamo mostrare che questa idea di uomo universale, libero, giusto, eccetera, eccetera, si realizza. Lo facciamo. Perché se lo facciamo e lo proponiamo facendolo alle altre umanità, è difficile immaginare che non lo vogliano, se gli effetti sono questi. Ma se noi per primi, come dire, ci accontentiamo dei principi
e strizzando l'occhio ci diciamo, sì, vabbè, insomma, tutti liberi, tutti uguali, ma mio figlio no, non è uguale agli altri figli. Se questo rimane in piedi, allora c'è l'altra ipotesi di Husserl, tragica, cioè che questo è semplicemente un fatto casuale, un'umanità tra le altre umanità che è semplicemente più potente, che è semplicemente più cattiva, o forse semplicemente più fortunata, ma in un universo, come lui lo descriveva, dove ogni cultura, ogni civiltà è come un'onda dell'oceano, che passa e poi c'è un'altra onda, che passa e poi c'è un'altra onda, e da un'onda all'altra onda ci sono guerre, morti, devastazioni, eccetera, eccetera. Ora, una filosofia che si confronta, diciamo così, con le sue radici, con la sua ragion d'essere, è evidentemente una filosofia che si fa carico, è un'umanità che si fa carico dei principi e delle conseguenze che finora sono prodotte in base a quei principi. O cambiamo i principi o cambiamo le conseguenze. Una cosa vale l'altra, diciamo così. Quello che è certo è che possiamo farlo solo polifonicamente, cioè attraverso un dialogo, una comprensione, una reciproca, come dire, collaborazione, come in fondo si dice, come è giusto che si dica e come è così difficile però attuarlo, tra tutte le umanità, no? Perché tutte le umanità vivono in questo destino, in un mondo conosciuto sempre di più come immenso, misterioso, incomprensibile, potente, grandioso. E noi su questa navicella, di cui dobbiamo prenderci cura, evidentemente. Grazie. Grazie Carlos, sempre splendide le tue conversazioni. Frato, mi approfitto per dirvi una cosa: se qualcuno di voi ha voglia di andare a frugare sul nostro sito YouTube, potete trovare una bellissima conversazione che ci ha lasciato Carlos, ma non è avvenuta pubblicamente, ma è un filmato fatto. Dice: perché faccio filosofia? È uno splendido, 45 minuti di immersione splendida, ve lo suggerisco vivamente perché è un grande piacere poter ascoltare, quindi suggerisco. Lo trovate facilissimamente nel sito YouTube della Casa della Cultura. Bene, adesso come sempre parola a voi, prego. Non vorrei azzardare, ma mi pare di capire, anche per riuscire a capire, mi pare che questo suo approccio sia in qualche maniera, ci sia già un esempio, possiamo esemplificare con quello che è il mio mestiere, cioè come si è evoluta la concezione dell'informatica negli ultimi anni. Cioè fino a qualche decennio fa c'erano delle menti che per esempio definivano quali erano il concetto di impresa e sviluppavano dei sistemi informatici, hardware e software, che rispecchiavano questi principi cablati e le imprese dovevano adattarsi, parliamo di sono tedeschi, IBM, SAP, eccetera, a questi sistemi che praticamente legiferavano e condizionavano il funzionamento dell'intera impresa, con grosse sofferenze, perché nel momento che nel sistema si stabilivano le regole, l'impresa era già cambiata, cioè col fatto che le imprese o altre le organizzazioni in questo momento sono estremamente dinamiche, prevedono collaborazioni di ogni sorta, era una specie di camicia di forza. Se noi vediamo adesso negli ultimi anni come invece vengono sviluppate le soluzioni dal telefonino eccetera, viene gettato sul mercato una soluzione che funziona al 40% e poi dopo le regole vengono adattate alla cioè il sistema si adatta tutto il sistema si basa sul fatto di verificare l'effettivo uso di questi sistemi e adattare il software e l'hardware alle esigenze del cliente. Quindi mi pare che questo tipo di approccio sia un pochettino quello che lei propone, cioè le leggi e i principi dipendono dalla prassi e vengono continuamente modificati in base per il raggiungimento dei risultati. Grazie. La signora, prima la signora, poi il signore. La signora, vedo la
in fondo. Vedi, arriva il microfono. Io l'ho ascoltata come sempre con grande interesse e spinta direi dalla sollecitazione della sua conversazione, guardo alle conseguenze che sono avvenute nella storia europea per chiedermi se questa ragione che è il progetto di Socrate possa identificarsi con l'Europa. Se l'Europa effettivamente avesse messo in atto il programma, direi, della ricerca, io credo che non avrebbe fatto tutto quel mare di disastri che ha fatto e che continua a fare. Quindi che l'uomo europeo si identifichi con questo progetto di ricerca, francamente lo dubito. Credo che il programma di Socrate sia il programma di Socrate, solamente di Socrate e di pochi, direi, persone, filosofi di buona volontà, direi che continuano a ricercare. Ma l'Europa è un'altra cosa. L'Europa, direi, ha prodotto immani disastri in tutta e non solo l'Europa, direi. Ma se si identifica l'Europa con la ricerca, effettivamente questa ricerca, direi, non la si vede nei suoi frutti, direi, particolari, nei suoi frutti buoni. Sono frutti, direi, tutti negativi. Quindi più che parlare di Europa, io parlerei di un'area geografica, non di un uomo europeo. L'uomo europeo che si identifica con la ricerca in realtà è elitario e minimale e andrebbe, direi, esteso. Quindi la filosofia a questo punto dovrebbe veramente, direi, estendersi a livello universale, non come da noi, dove la filosofia è di pochi eletti, è di un'elite, e tutti gli altri ambiti della realtà che sembrano non filosofici, chiaramente la ignorano completamente. Grazie. Signor Lì. Volevo fare solo una domanda. Esiste una forma di potere che possa garantire sperimentalmente che una volta applicato questo potere sono salvaguardati i principi che erano stati previsti? Chiara la domanda? Sì, mi sembra chiarissima. Vediamo, ci sono altre, la signora qui di fronte, per cortesia. Non so se riuscirò a dire quello che mi ha suggerito il suo discorso. Mi è risuonato quel detto a proposito del Tao, che il Tao nutre tutte le creature indistintamente e tratta tutte le creature come cani di paglia. Non so se questo possa avere una certa connessione con quanto Husserl si chiedeva se la nostra cultura, la nostra umanità di occidentali sia solo un fatto casuale e robe del genere. Cioè, mi ha suggerito questo. Bene, grazie. Signora, vediamo se c'è qualcun altro, se no niente. Passiamo la parola a Carlo Sinni per l'intervento conclusivo. Sì, è giusto indicare nella prassi, cioè nelle conseguenze pratiche, la cartina al tornasole, per dire così, di quelli che si sono chiamati principi. Ma naturalmente qui stiamo parlando della finalità di una società, e anzi di una società mondiale. E allora non è soltanto questione del fatto che le conseguenze, come dire,
costituiscano un banco di prova dei principi stessi e inducano alla trasformazione dei principi. Questo detto in linea generalissima va benissimo, può andare bene per una, appunto, un'impresa commerciale che ha come suo criterio il profitto. Allora, nell'ambito del profitto, questo tipo di ragionamento va da sé, anzi si è imposto sempre di più, sino al punto che non c'è più la fabbrica, non c'è più il rapporto di una volta tra il datore di lavoro e i lavoratori, perché si fa la prova, si fa il conto dei fatti, si dice: ma se noi esternalizziamo il lavoro e il profitto, dice, hai fatto bene. Ma noi qui ci stiamo chiedendo se il profitto è un buon principio. E questo, direi, è sotto sub iudice per tutti, perché ci sono, per esempio, due scuole di pensiero, riassumendo molto in sintesi. Una liberistica, diciamo così per essere rapidi, la quale dice: sì, è certo che il profitto costituisce dei problemi, non, nessuno lo vuole negare, però alla lunga sarà meglio così, cioè quando non c'era una società fondata sul profitto, quindi sul capitale, quindi sull'impresa, eccetera, eccetera, si era più poveri. Oggi si è invece incommensurabilmente più ricchi, anche se ci sono molti problemi, no, che rimangono. Questa è una visione. La visione opposta dice: no, ma non è vero, ci sono certamente dei vantaggi, come nella conoscenza, nessuno può negare che sappiamo molte più cose di una volta, quindi c'è maggiore circolazione di denaro, c'è maggiore quantità di possesso di beni, anzi, perché i beni, il problema del capitalismo è che devo dare abbastanza soldi agli operai perché gli operai comprino i prodotti, perché se non comprano i prodotti siamo rovinati, ma se gli do troppi soldi, allora ecco perché vado in Romania, no? Eccetera. E l'obiezione è: ma non è affatto vero questo, che sembrerebbe che alla lunga andiamo meglio, vanno meglio alcuni e vanno peggio altri. Cioè abbiamo devastato intere culture, abbiamo devastato e stiamo devastando intere tradizioni che magari vivevano poveramente, ma non in maniera miserabile. Mentre quando arriviamo noi con le nostre imprese internazionali, devastiamo la cultura locale, stiamo lì qualche anno per fare i nostri affari, poi ce ne andiamo e resta il deserto. Questo sarebbe un vantaggio. Quindi abbiamo due scuole di pensiero. Il problema di un'applicazione a livello universale, di idea di uomo universale, del criterio delle conseguenze rispetto ai principi, per esempio, sarebbe questo, di dire: ma il profitto è il fondamento? Naturalmente i principi non lo dicono mai questo, non hanno il coraggio di dire la verità, no? Però noi sappiamo che questa è la verità, e quindi su quella base dobbiamo chiederci qual è il giusto profitto, che è una vecchia questione antichissima, anche il cristianesimo se l'era posta. Qual è il giusto profitto, la giusta maniera di retribuzione, e chi la stabilisce, con quali strumenti la si stabilisce, eccetera, alla luce naturalmente delle trasformazioni di oggi. Oh, la signora, no, non ci siamo capiti. Questa umanità, ma non lo dico io, lo si dice da tanti, è l'umanità della ricerca, è assolutamente così. È l'umanità della ricerca perché tutto quello che ha costituito la rivoluzione gnoseologica dell'Occidente, che nessun'altra comunità ha avuto come da noi, per tante ragioni che cominciano dal sistema di scrittura, perché è a partire dall'alfabeto e dalle matematiche occidentali che la conoscenza è diventata così potente. Questo sistema di ricerca non l'ha avuto nessun'altra cultura. Quando i gesuiti italiani, Ricci, eccetera, sono andati in Cina, pure i cinesi, che si consideravano sapientoni, e lo erano per certi versi, quando hanno visto la matematica occidentale hanno detto: avete ragione voi, insegnatecela, fateci vedere come fate, perché noi l'avevamo ricercata su basi razionali che loro ignoravano, su basi scritturali che loro ignoravano, e perché ne avevamo fatto una ricerca non simbolica ma potentemente operativa, diciamo così,
Per questo si intende la ricerca, e noi siamo l'umanità della ricerca, e in questo senso socratica. Ovviamente da Socrate poi è venuto Aristotele, o meglio, prima ancora la mediazione di Platone, che non si è limitato a raccontare la vita di Socrate, ma ha preso spunto dall'interrogazione socratica per costruire la definizione. E questa è la grande operazione platonica, che certamente non era socratica, no? In Socrate c'era la provocazione e il sollevamento della domanda, no? Quello che fece tanto scandalo. In Platone c'era, dopo l'ironia, la maieutica. Cioè, allora adesso un momento, non soltanto noi mettiamo in crisi il fatto che c'è un'umanità che dice con gli dèi bisogna fare così, così, così. Questa è la pietà nei confronti degli dèi. Socrate dice: chi te l'ha detto, su che fondamento lo dici, ma ci sono un sacco di controversie sulla questione. Benissimo. Platone prende spunto da ciò per dire: va bene, allora definiamo che cosa è la pietà, definiamo che cos'è la giustizia, definiamo, questa è la ricerca, che arriviamo sino a definiamo cos'è l'aria, definiamo cos'è l'ossigeno. È in questa continuità che noi siamo questa Europa, e in quanto Europa certo ne abbiamo fatte di tutti i colori, ma non è che le altre umanità siano così pacifiche, eh? Tutt'altro, tutt'altro. Anzi, la nostra umanità poi ha una, come dire, congruenza tra la filosofia greca e la predicazione cristiana, quindi la cosa è molto complicata, no? È molto complicata. E questa confluenza ha costituito anche tanti aspetti, grazie, della morale occidentale, le sue contraddizioni, i suoi drammi, eccetera, eccetera. Ma direi non ci sono dubbi sul fatto che, inteso bene quello che sto dicendo, e non lo dico io appunto, non c'è dubbio che noi siamo l'umanità della ricerca, che l'Occidente è questo e che il prodotto di questo è la razionalizzazione tecnico-scientifica. Su questo scuola di Francoforte, ma non direi che sia dubitabile. E la questione se l'applicazione garantisce i principi. Ma io penso è una bella domanda, abbiamo semplicemente buttato lì una cosa, no? Poi dovremmo lavorare con questo giocattolo. Stabilire dei principi come criteri di operatività vuol dire fare delle scelte, evidentemente, no? Come sempre, come anche in una impresa, no? Stabiliamo di darci questi criteri per operare, stabilendo anche che lo facciamo aspettandoci queste conseguenze. Allora, già qui siamo in un problema, no? Perché che cosa è desiderabile? Che cosa è desiderabile davvero? Ecco che c'è tutta una discussione, no? Attraverso la quale innanzitutto si dovrà stabilire quali sono gli ideali che governano un principio di scelta. Già questo quindi non è semplice. Si potrebbe dire, ma in ogni principio di scelta, una volta che si è detto quali sono i criteri generali sui quali vogliamo operare per esempio sulla libertà, sul punto che secondo noi sarebbe preferibile che gli esseri umani, una volta che vengono al mondo, disponessero di una libertà. Beh, intanto va precisata, libertà di che? Libertà rispetto a che? Libertà invece che? No, eccetera, eccetera. E in linea generale si potrebbe dire libertà nel senso che tutti dispongano di alcune condizioni di possibilità, no? Che tutti abbiano un ragionevole punto di partenza, come pure si dice, anche se poi non è vero, no? La scuola pubblica dovrebbe essere questo, no? Tutti hanno l'offerta dell'occasione, le occasioni sono uguali per tutti, vogliamo questa libertà. Va bene, allora vediamola però. Evidentemente si collega con le possibilità dell'istruzione, con le possibilità del lavoro, con le possibilità di avere una casa, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, allora stendiamo tutta una serie di precisazioni relativamente a quello che noi stabiliamo come principio, diciamo, guida, non come principio assoluto.
la libertà. E poi vediamo da queste conseguenze se quel principio, così come era stato formulato, è ragionevole, cioè è ragionevolmente perseguibile, se noi abbiamo i mezzi per perseguirlo. La prima cosa che si osserverebbe in una situazione del genere, o che costituirebbe una domanda, che è la domanda in molti casi, ma voi lo volete davvero? Perché è facile dire, in una società giusta, come noi ci auguriamo, che quindi non è conflittuale, che quindi è pacifica, che quindi c'è un affetto dei cittadini fra di loro, una collaborazione, bisogna produrre delle condizioni di vita, delle occasioni di vita, tutti devono avere le stesse occasioni, almeno in linea generale, insomma, ma lo volete davvero? Perché questo comporterà delle scelte ulteriori, no? Per esempio che non si può avere un reddito superiore ad una certa, per esempio che non si può tradurre ereditariamente tutto quello che si ha per i propri figli, lo volete davvero? E allora lì si vede appunto, come lei diceva, se le conseguenze che noi vediamo nell'applicazione confermano o non confermano i principi. Di solito non li confermano perché appunto i principi sono stati stabiliti retoricamente, non sono stati stabiliti effettualmente. Spesso sono un paravento dietro al quale chi ha il potere politico si nasconde. No? Stabilisce questi meravigliosi politici, poi, principi politici, poi però ognuno fa secondo il suo partito, secondo l'interesse di quella casta. Di quello. La faccenda del Tao non l'ho mica capita. Non ho capito. Il Tao dice che siamo tutti uguali, questo voleva dire, no? Ah, ho capito. Al di là della nostra razionalità che può inventarsi tutto quello che vuole, ma... Sì, adesso ho capito. Solo che applicando la mia proposta, questo diventa un principio da verificare. No. Guardavano a quel fenomeno come a qualcosa di strano, magico, eccetera, e non ha guardato in faccia nessuno, per così dire. E mica mi piace tanto sto Tao. No, neanche a me piace. Vabbè, comunque... Si potrebbe collegare con l'aver con quella domanda di Husser se... C'era un fine oppure... Ah, certamente, siamo... sì, ho capito, sì. Solo che Husser lo pensa come responsabilità umana, mentre lei sta dicendo, ma forse è leopardiana, se mi permette questa idea, no? Cioè la natura se ne strafrega di noi. Questa, no? Credo che abbia qualche ragione. Bene, grazie a tutti voi e grazie soprattutto a Carlo Sini sempre. Grazie.